è l'ordine massimo di una crescita. Ecco cos'è amor. Ma andiamo avanti. Forse che io non mi occupo della morale. Accipicchia. Non parto in questa morale proprio dall'ordine? Lo sto facendo capire in modo categorico che 1, 11, 13 e 16 è il massimo ordine delle unità una dopo l'altra. Io spiego l'amore, voi no, voi deducete da amore, passione e altre cose, girate, girate, girate in un modo deduttivo e non arrivate a nessuna novità e vorreste che anche io facessi così, perché voi capite solo quello che sapete già. Ragionate solo sulla base di quello che sapete già e volete dedurre le novità da quello che sapete già. State sbagliando tutto. Le novità devono partire da quello che non sapete già. E se vi mettete ad ascoltare quello che io vi dico per ritrovarvi la ragione di quello che voi sapete già, io vi consiglio di cambiare canale. Perché io non vi dico quello che sapete già. Non sto a ripetere il discorso che Gesù ha fatto in maniera egregia per far capire in modo semplice queste questioni. Le ha già dette lui, ha già anche ringraziato Dio dicendogli: Padre, ti ringrazio che hai fatto conoscere queste cose ai semplici e le hai nascoste ai sapienti. Ecco, è arrivato il momento che queste cose vanno spiegate per bene ai sapienti, con verità, alla base di cose che comincino con una verità da non dimostrare, come la verità assoluta di n elevato a 0. Perché questa è una verità assoluta che è falsificata. Perché? Perché è un numero uno. Cosa c'è di più preciso e tutto che il numero uno? Però è espresso in un modo falsificato. Perché N o 10 è un ciclo che è uguale a ogni cosa e quindi è una determinazione indeterminata nel momento in cui non preciso che cosa sono questi 10, ma preciso che è un ciclo intero di esistenza. Quindi 10 è tutta l'esistenza. Dio è il Dio dell'esistenza o no? E allora l'esistenza di Dio è il ciclo intero. Lo chiamiamo 10 perché proprio 10 è lo strumento matematico del numero ideale per ottenere la verità assoluta di ogni cosa. Questo numero ha anche le sue volontà precise nei numeri primi. I numeri primi che non accettano altra divisione, altro condizionamento che l'unità, che sono primi, sono loro, di essi stessi. E quindi non accettano altri rapporti, nella matematica sono talmente liberi, e segno della libertà di questo mondo matematico di cui Dio è libero, che sono proprio come Dio li dissemina qui e lì, e non potete trovarci una ragione. Perché se ci fosse una regola che regoli la presenza in cui compaiono i numeri primi non sarebbero più primi. Sarebbero condizionati da una regola e invece sono solo condizionati dalla verità della volontà divina legata al numero 10. Per cui il sistema numerico creato con il numero 10 ti crea i numeri primi come Dio vuole, ossia come vuole il metodo operativo numerico usato da Dio per realizzare il mondo in modo quantitativo. Per quanti che possono essere, quanti oggettivi, quanti soggettivi, quanti. È troppo complicato per voi. Amici, leggetevi il Vangelo, leggetevi e sentitevi altri, non perdete il tempo con me, perché io non voglio farvi dedurre qualcosa da quello che sapete voi e che avete bisogno di far tabula rasa, di essere contraddetti in tutto quello che credete. Avete bisogno di essere falsificati nella vostra verità, perché se no non è una verità e io la falsifico tutta, tutta quanta. E la mia verità è quella assoluta perché si impone su ogni cosa che è falsificata. C'è più uno? C'è anche meno uno. C'è te che ami una persona? C'è anche
anche l'opposto. Non c'è un gesto umano, uno solo, che non trovi nell'insieme del sistema una componente che si presenti contro quello in modo uguale e contrario. E allora, voi che credete di avere l'azione volontaria vostra, non siete voi l'assoluto. L'assoluto vi consente, adeguandosi in un modo tale da consentire il vostro apparente modo di essere libero. Non è filosofia? Non è morale? Cavoli! Io ti sto spiegando che la tua creduta libertà è semplicemente quello che il sistema ti permette, come il faraone che in Egitto ti consente, caro popolo di Dio, di fare solo le cose che il faraone ti permette. Quindi ogni gesto umano è possibile solo se l'insieme lo falsifica, ossia assume quella condizione uguale e contraria da creare il valore opposto grazie al quale è possibile questo, perché questo, se fosse da solo, creerebbe squilibrio, mentre invece in assoluto c'è lo zero di squilibrio. Quindi per ottenere questo squilibrio bisogna che tutto il mondo si squilibri in modo opposto. E voi, permettete, non siete più forti di tutto il mondo. È tutto il mondo che vi consente di fare le cose che voi volete. Ma voi credete di avere la libertà di fare in tutti i campi, morale, eccetera, perché credete che la vostra anima sia vostra. E io, quando ho risposto al mio amico che mi dice: ma l'anima, che cos'è l'anima? E io ti ho risposto: amico, l'anima è l'animatore attraverso quello che fa per animarti, e usa la matematica. Ora, tu volevi un'altra spiegazione. L'anima è quel sentimento, quello spirito che esiste in ciascuno di noi, quella presenza di me rispetto a me stesso, intendendo che questa è filosofia. Questa non è filosofia, questa è ridondanza di dire le stesse cose sempre con sinonimi. Se per te la verità sta nel trovare sinonimi, però accetti in partenza che sia vero solo quello che sai tu e cerchi di conoscere sulla tua base i sinonimi, ripeto, cambia canale. Il modo che mi hai chiesto cos'è l'anima, ci abbiamo l'anima o no, io ti ho spiegato che la nostra anima, che sembra nostra, non è nostra, perché la nostra animazione è possibile solo se l'animatore si assume interamente un modo contrapposto dinamicamente che consente a te questa dinamica. E chi permette a te questa dinamica non è il tuo potere relativo, è la totalità, perché tu sei condizionato al tuo pensiero, a tua madre, a tuo padre, a tuo fratello, a tutte le cavole di robe che succedono durante la vita, per cui continui a vivere fin quando non ti capita una tegola sulla testa. Tu sei schiavo del tutto. Se in questo tutto esprimi una tua libertà, c'hai solo di poter fare quella che il tutto non ti impedisce di fare. Quindi tu sei schiavo del tutto, ma sei libero nel cervello. Perché il cervello, la tua anima, è Dio, e Dio è libero, è lo Spirito Santo che non può essere in nessun modo vincolato a una roba, perché immediatamente vale anche quell'altra. E qual è la libertà che tu hai rispetto alla vita che vedi? Il giudizio sulla verità, mi piace o non mi piace. Per cui entri in un modo raccapricciante quando Dio ti propone una vita che non ti piace. Oppure sei contento quando credi di fare una roba che ti piace. E tu non fai altro che dire con l'anima di Dio, che è stata messa vergine in un bambino: questo mi piace, questo non mi piace, questo non mi piace. E crei il tuo modo di intendere il bene per te. Crei il tuo abito interiore. Ma è tuo? No, è di Dio.
che si differenzia in tutto il possibile in modo da avere tanti figli, tante persone, e Dio dell'essere esiste in tutti i modi possibili e immaginabili, e ognuno si incarica di entrare in un personaggio. Ora andiamo avanti, perché sennò io ho bisogno anche di spezzare questo video in 4-5 video, e non mi dice: tu usi molto i numeri, ma poco la filosofia e la morale, che anche se soggettiva, è quella che serve di più a coloro che ti ascoltano. E poi dice: in sostanza, oggi serve a pochi sapere che 1 per meno 1 uguale meno 1, oppure che il ciclo 10 è quello divino, se non si capisce perché e quale uso si può fare di questa conoscenza. Se non si capisce di fronte a me che parlo così chiaro, è perché quando io parlo voi state cercando soltanto di fare degli agganci con altre cose che avete sentito, per esempio nei sofisti, nei filosofi, nei cabalisti, e se avete avuto un avallo da parte di loro, allora dite: ah sì sì, ah, allora capisco. No, dovete fare tabula rasa, dovete essere liberi di fronte a me, perché io vi dico altre cose, cose che contraddicono proprio tutto quello in cui voi credete, in cui voi scommettete, lo contraddicono. Il falsificatore di tutto quello che dite voi sono io, ed è mia la verità assoluta. Perché? Perché mentre dico che avete tutti ragione, e quindi avallo ogni verità che è nella vostra testa, nello stesso tempo falsifico questa affermazione dicendo che è falsa. Perché avete ragione nei limiti delle cose che sapete, e è falso, avete torto nei limiti delle cose che non sapete. Per cui, amici, voi che credete vero solo quello che entra nel vostro cervello, e da quello arrivate a una ragione che è giusta su quella base, ma non pensate a tante altre cose, visto che io vi dico tante altre cose e sto proprio falsificando tutto quello che credete voi, se volete intendere me come uno che non falsifichi quello che dite voi, ma dica: e te lo spiego perché, amico, tu credi bene quando credi questo. Io non ti dico questo, lo credi bene perché è limitato dalle poche cose che sai, ma non sai questo, non sai questo, non sai questo, io ti dico quello che non sai. Se anche da me tu vuoi sapere le cose che sai con una minestra rigirata, cambia canale. Io ti dico la verità che contraddice tutte quelle che credete voi, e sono il massimo oppositore che esiste oggi a tutto il mondo che credete vero voi. Il massimo. Ma in questo giudizio non riesco a farvi entrare nell'ordine mio di idee, e probabilmente fareste bene, se non avete la capacità, la voglia di tacere con il vostro credo e passare alle verità che dico io, noi non arrivate neanche a capirle nel senso della verità. E visto che voi credete, pensate che credo anch'io. Non è così. Io non credo. Io giudico vero sulla base, ripeto, di tutto ottenuto dal ciclo 10. Perché? Perché il mondo che io vedo come massa è visto e concepito attraverso la frequenza, l'algoritmo di un nono. E grazie a un nono io percepisco massa. Due ottavi e io percepisco tempo. Tre settimi e io percepisco spazio. Quattro sesti e io percepisco la realtà che si muove nello spazio e nel tempo. Cinque quinti e io percepisco il calore.
6 quarti e io percepisco la molecola, 7 terzi e io percepisco l'intensità unitaria della luce.